Posizione esatta, ragazzi. Aspetto il segnale. Chiudo. Sotto la pelliccia sei nuda, nuda in mezzo alla gente, e solo io lo so. E non sei niente male, professore. Così provocante nella tua femminilità. Solo che ti muovi un po' troppo e allora finisci con l'essere volgaruccia. Se vuoi, la prossima volta ci vado io in banca. In banca da sola non ci vai più, gattina mia. Diceva a me, signora. Si sente gattina, lei? Mamma mia, che befana. Chiude la televisione, cretino, sotto ti aspettano. Sto arrivando, ragazzi. Posizione radar schizzo rilevata. Vieni pure, Aldo. Cosa aspetti? Muoviti, imbecille. Arrivo, Gestapo! Vuole, professore! Siete nei tempi esatti, figlioli. La banca è chiusa, avete 17 minuti per l'operazione trasferimento. E tutto il weekend per l'operazione merci. Proseguite, prego. Yavol! Thank you.
August, non vedo niente sul tuo televisore. Che stai facendo? C'è traffico, professore. Ancora pochi minuti. Non ti prepari? Non aver fretta, figliola. Tra poco sarà tutto fatto e allora saremo pronti per la grande avventura. Quale? Non posso dirti nulla finché August non sistema la sua telecamera all'ingresso della galleria. Ma una volta attaccato il vagone al treno di Parigi, la nostra avventura è finita, no? Spero, George. Spero molto. Perfetto. Una manovra ineccepibile. Splendido. Esatto, August. Lascialo acceso. Vai a raggiungere gli altri. Certo, professore. Sir, sir, sir! Alfonso, aspettami! Alle otto lì, dépêche-toi, dépêche-toi! In carrozza, per Parigi! Attento, soffitto, alto! Già, non perdere tempo, vieni. Mi spiegherai perché? Meglio, ragazzi, meglio! Forza, portoghese! Tell 77 to call the Italian police from a bar without saying who it is. Hurry. Okay. They can't all have disappeared. It's impossible. The windows, the doors, the hotel, the street, the whole area is being watched. What's Rogers gonna say? Allora, dov'è il professore? Ma sì, lo sapevo, lo dicevo. Che ne so io chi è il professore, merda? È la ragazza, anche quelli non conosci. Sì, abbiamo detto, siamo gli unici responsabili, non c'è altri. È colpa mia, li ho convinti io. I signori stavano a Roma per... Il turismo. Esattamente, ecco. E già vengo in Roma per vedere San Pietro. Incontro il signore che mi disse, le porto alla catacomba, c'è un posto segreto dove sta il vero tesoro de San Pietro. Sì, è proprio isso. Eravamo sconvinti di scoprire il vero tesoro de San Pietro. Sabe, una vera passione archeologica, che se avessimo immaginato che quella catacomba... Era sotto la banca. Naturalmente ci saremo guardati. Basta! Meglio cambiare il sistema con questo tipo di gente. Su, via, figliole. A noi non interessa per niente la vostra marachella della banca. Noi vogliamo solo sapere dov'è il professore. Se ce lo dite, vi lasciamo liberi. Altrimenti saremo costretti a interrogarvi come si deve e poi consegnarvi alle polizie italiane. O alla LBI. Che vi interrogherà con i suoi sistemi, allora parlerete. E questo non vi conviene assolutamente. Lei è intelligente, eccellenza. Le pare che se noi conoscessimo... It's useless. We're just wasting time now. With your kind permission, gentlemen, I'd like to take over. Before tonight, I'll make them talk. Cominciamo da quello, lì in fondo. Call my men in.
Un signore chiede di parlare con Mr. Rogers per motivi di stato. Tell him to come in right now. Send him in, please. Possiamo restare soli? Arriva in tempo. Bravi, figlioli, bravi. E ora, Giorgia, qualche presentazione. John Harrison, scompartimento di Stato. Ralph Simpson, servizio informazioni militari. E John Fitzgerald Davison, dal servizio di sicurezza. Mr. Hiller e Mr. Thompson, dal servizio di controspionaggio. E il burbero, ma in fondo ottimo, Frank Rogers, capo dell'LBI. Mr. Rock, ambasciatore a Roma. Sedete, signori, vi prego. Eccoci dunque riuniti. Aspettavo questo momento. Già da qualche anno voi seguite con interesse particolare la mia vita privata e il mio lavoro. Noi... Sto parlando, Rogers. Si sieda, la prego. So esattamente cosa volete da me e dai miei discepoli. Eccomi pronto a collaborare con voi per la pace nel mondo, ma non alle condizioni che lo scompartimento di Stato ha deciso. Quanto vuole? Dica. La somma che io vi chiedo è di 7 milioni di dollari. Non uno di meno. È assurdo. Devo informare il mio governo a Whiskington. Lo faccia pure, ma prima ascolti tutte le mie condizioni. Giorgia, vuoi leggere, prego? Certo, sono qui per questo, caro. Primo, compiuta l'operazione, il professore vuole che il vostro governo assicuri l'incolumità a lui e ai suoi allievi. Secondo, l'isola di Gucker nell'Atlantico, 128 gradi a nord e 17 gradi a sud-est, sarà dal vostro governo ceduta vita natural durante al professore e ai suoi allievi. Terzo, nel termine di 70 giorni dovranno essere allestiti i mezzi necessari all'impresa, secondo i progetti annessi al presente elenco. Quarto, durante l'operazione il professore sarà capo assoluto ed indiscusso dei mezzi e degli uomini messi a sua disposizione. È tutto, signori. E adesso aspetto le vostre decisioni, che prevedo senz'altro positive. Davidson, chiami l'esagono. Sono certo che non si farà niente. Eccoci all'isola, professore. Da questo momento, il comandante della nave è lei. Thank you. Io eseguo gli ordini dell'esagono. Buona fortuna. Excuse me. Ecco la famosa zona degli alberghi. E il porto. Interessante. Atlantis. Alfred, chiama Giorgia. Tempo, officer. In codice, ti prego. Naturalmente. Sette oro chiama brillante. Professore, guardi che la nostra stazione radio è potentissima. Ma non ha questa lunghezza d'onda. Gli unici apparecchi che possono ricevere i nostri segnali sono i nostri apparecchi. Sette oro chiama brillante. 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 Brillante risponde deficiente. Segnala prima di parlare. Giorgia ha ragione. Ti sto seguendo, cara. Tra poco non potrò più farlo, dunque ascoltami. Sono tutta orecchi, professore. Alle 9 inizierà l'operazione Siluro. Confermo il programma secondo gli accordi stabiliti. Adesso dipende tutto da te. Lascia aperta la radio spilla. Se avrò urgenza di chiamarti, udrai questo segnale. Ti arriva chiaro? Come se fosse qui, amore mio. Buona fortuna e sii brava. Adolf, immersione a 17 metri, macchine a mezza forza e avanti con rotta 120 gradi sud-est. Anthony, controlla gli apparecchi di lancio. Aldo, segui i rilievi dal sottoposto. Immersione a 17 metri, macchine a mezza forza. August, verifica i nostri apparecchi. Certo, professore. Alfred, manda su il mio periscopio. Oui, monsieur.
così. Esta isla tiene que ser considerada como el centro de la revolución en América Latina contra el invasor imperialista. La barrera que nada ni nadie abatirá mientras el último de nosotros tenga una gota de sangre para defender la libertad conquistada, erigida como un muro insuperable formado por piedras. ¡Bravo! Que son nuestros sacrificios diarios, hechos de hambre y de privaciones. Disfrutando lo máximo al momento particular de la crisis económica. ¡Que mueran los capitalistas! ¡Que hay en todo el mundo! Por eso le he reunido a ustedes aquí. Porque en su país la revolución tiene que ser hecha con inteligencia y en el momento oportuno. Aprovechando el descontento general que en vuestros países se están generando. Yo le recomiendo tempestividad y secreteza. No, 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 mi general, yo no. ¡A la ventana, lo quiero vivo! Los americanos comienzan a servirse de las mujeres, ¿eh? ¿Quién eres tú? Georgia. ¿Y por qué lavori? Per il Life, sono cronista. E poi ho le credenziali. Perché non hai chiesto di fotografiarmi? Perché preferisco la sorpresa. Di un uomo vero mi interessano gli aspetti veri. Io sono sempre vero. Già, ma con noi della stampa a volte è difficile. Lasciala mi sombra, si sicuramente canta la muchacha. Informate antes si dice la verdad. E in questo caso usted potrà intervistarmi. De otra manera... sarebbe un vero peccato. Potrei riavere i resti della mia macchina? No. Portatela via. Sì, signor. Esamina la camera. Certo, generale. Tubi di lancio, 1 e 2 pronti. Tubi, 1, 2 pronti. Tubes ready to fire, 1 and 2. Tubes ready to fire, 1 and 2. Tubes 1 and 2 are ready. Macchine stop e iniziate il conteggio. Macchine halt, inizia conteggio. Begin countdown. Begin countdown. Countdown begun. Take it away. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fuori uno. Fuori uno. Uno fuori. Fuori due. Fuori due. Due fuori. Tubo 3 pronti. Tubo 3 pronti. Tube 3 ready. Alfonso. Oh. Allagate le camere. Eseguo, professor. Para 3. Sganciate la cassa. Emergeresti in verticale, Adolf? Emersione sull'asse!
ora sono rotte! Immersione rapida! Macchina indietro a tutta forza, presto! Immersione rapida, macchina indietro con tutta forza, presto! Questo è il nostro stupido periscopio. 7, 6, che sono 5, 4, 3, 2, 1. Molto silurante. Mi dispiace per la carrozzeria, ma è appena una strusciatura. Dimmi, Giorgia. Sono tanto sola, amore mio. I brutti uomini con la barba mi tengono in prigione. Ancora un po' di pazienza, figliola. Inizi adesso il tuo lavoro. Comunque il generale riceverà tra poco le tue referenze e allora... Sei sicuro dell'AIF? Era compito dell'LBI. Di solito queste cose le fa Benino. E quando le sbaglia che cominciano i guai. Zitto, vengono a prendermi. Buona fortuna. Vamos! Venite! Occhio alle mine! Profilo, per favore. Ma de faccia vengo meglio se vede tutta la barba, perché no approfitta? Decido io, su. Più disinvolto, da bravo. Ecco, così, perfetta. Ora si riposi, sarà stanco, generale. Io non sono mai stanco. Meglio, mi parli di sé. Devo fare l'articolo oltre alle fotografie. Lei mi interessa più come uomo che come soldato. Mi dispiace di aver rotto su macchina fotografica, però sono sicuro che questa che le ho regalato funzionerà molto más bien. È cinese o russa, non ricordo. Con una faccia importante come la sua, qualunque macchina diventa perfetta. Mi piace il sapore dei suoi sigari, è penetrante. Sì, è forte. Proprio come i suoi occhi. Mi sento vibrare tutta quando li guardo. Oh, bambina, non è l'unica. Sa che ha rischiato la vita? E mi sarei dispiaciuto. Ma perché non mi ha telegrafiato? Io l'avrei ricevuta subito. Sa che le informazioni la danno come la miglior cronista d'America? Sì, sono bravissima. Ma lo creo. Ma solo quando il soggetto mi piace. Anche lei mi gusta. Mucho. Non mi parli così, mi fa sentire a disagio. Sono tanto timida. Quando mi conoscerà meglio non lo sarà più. Ho disposto che le diano un appartamento a chi? Nel mio quartiere generale. È il miglior albergo dell'isola. Gli altri non valgono nada. Tu? Contenta? Non mi aspettavo tanto. Lo so, così potrai immortalarmi in fotografia e conoscere la mia vita intima. Che gioia! E stanotte, per esempio, io voglio che pranzi conmigo. Oh, sarà terribilmente splendido, solo che non ho i miei vestiti. Li ho già mandati a prendere tutti all'aeroporto. Ma lei è un vero demonio.
Lo so. Tu, accompagna la signorita. Dove lo metto? A chi? A esta noche. Ok. Adios, muchachita. Siamo sulla strada giusta. Porta dritta dritta alla tana del lupo. Pattuglia 1 chiama 7 oro. Pattuglia 1 chiama 7 oro. Mi ascolto. Le nostre previsioni sono esatte, professore. Questa parte dell'isola è completamente deserta. Tutto bene. Fermi! Oh! Parece! Chi eres? Alfonso González, 7º Regimiento, guarnición Cuenca. ¿Y tú? Antonio Fernández y Aldo Jiménez, compañero. Tengo una letra urgente para el cuartel general. Debe ser consignada antes de la noche. Mira. ¿Viajan siempre con la bússola y el radioteléfono? Exactamente. Nuestro compañero capitano quiere que estemos siempre en ejercicio y que mantenemos contacto radio con el regimiento para saber dónde estamos. Ojos abiertos. Está un submarino americano en la valla. Ya no lo he advertido. ¡Hasta la vista! ¡Adiós, compañero! ¡Adiós, compañero! ¡Adiós! Me gusta el muchacho. ¿Cuál? El que te gustaba anche ti, puerca. Pero el 7º regimiento no está en Cuenca. Potrei pregarla di evitare le immersioni così rapide. Il tempo è oro, comandante. Dietro con quella faccia succederà qualcosa. Buona fortuna. Ah, bueno, prezioso. Chiela! Splendida. No, no, per favore, no. Esta noce non siamo in servizio. Si abbandoni. Caramba, ma il colore dei suoi occhi. Cambia sempre quando mi innamoro. Che notte calda, profumata. Come la sento. Anch'io. Mi faccio brindare subito, sì. La prego. Ho bisogno di stordirmi. Se indovinasse che cosa desidero in questo momento. Deve dirmelo solo lei, Giorgia. No, non posso. Faccia uno sforzo. Non insista, generale. Perché? Avrei paura di risponderle. Thank you.
Sta ben così. Parli troppo, August. Se non andava bene, ti avrei detto io. Continua il tuo lavoro e stai attento alle sentinelle. Ancora un momento e ho finito. Mediatore sistemato, professor. Andate pure, a tra poco. August, attento, c'è la sentinella. Visto, professore. Quanto ti manca, figliolo? Ancora pochi minuti. E a te, Adolf? Quasi finito, ma il professor. Ricevo in video, ma il tuo rilevatore non aumenta di volume, Alfred. Che succede? Non trovo il punto esatto. Non è lontano, accendi la luce della stiva. No, alla tua sinistra. Ma la nave che c'entra, professore? L'operazione affidatele dal mio governo è sulla terraferma. Ma infatti, tre dei miei uomini e una donna sono già all'opera in terraferma. Questo sulla nave è un lavoretto personale che in qualità di comandante mi sono permesso di ordinare. Sempre nell'interesse della libertà dei popoli, ben inteso. Stia attento. Ci siamo, professore. Il bambino. Mi scusi, professore. Vede, comandante, sono 7.000 tonnellate d'oro a 24 carati spedite dal vostro grande nemico.
E sa che cosa servivano? A finanziare la rivoluzione nell'America del Sud. Fantastico. E lei farà affondare quella nave con tutto il suo carico? Non ci penso proprio. Tra poco quell'oro sarà nostro, 7.000 tonnellate tutte per noi. Eccezionale. A nome del mio governo io sento il dovere di ringraziarla. Non sono stato chiaro. Intendevo dire dei miei 6 uomini e mio, comandante. Ma questa è una rapina. È un atto di pirateria. Glielo impedirò, a nome del mio governo. Il suo governo mi ha incaricato di una missione che io porterò a termine parallelamente a questo mio piccolo lavoretto. Il comandante della nave sono io. La prego di non dimenticarlo. E adesso mi lasci lavorare. Il rilevatore, Alfred. Subito. Lascia la televisione, figliolo. Certo, professore. Sei sempre un pasticcione, vieni. Ma è sfiatatoio di cesso, imbecille! Perché si è tuffato questo altro imbecille? Giù. Allora, è piena come un uovo, mai visto tanto. Kioska! I suoi occhi è molto más bonita. Non sembra neanche un'americana, ma piuttosto una della mia gente. Le siamo tanto antipatici, generale? No, no, è il vostro sistema sociale che non condivido. Troppa libertà, tutto grande, esagerato. E poi dollari, Coca-Cola, petrolio e nosotros camminiamo sempre con i piedi de fora. Quanto mi dispiace. Se l'avessi saputo prima avrei certamente fatto qualcosa. Pensi che col denaro che spendo io per i miei capricci potrei comprare scarpe per tutta la sua isola? È tanto ricca? Oh, sì, tanto. Beata lei. Ma è felice? No. Ah, l'oro non è tutto. Non tutto quello che voglio. Perché? Che altro desidera? L'amore, per esempio. Non ne ho mai abbastanza. Mai, capisce? Allora è il destino che ti ha mandato a chi? Perché anche a me non mi basta mai. Prendimi, Giorgita. È presto, generale. Ma che aspettiamo? Non lo so, venga, non perdiamo la magia di questa notte di luna.
Se le dicessi che questa scena l'ho vissuta altre volte nei miei sogni, forse non mi crederebbe. Proprio così. Da bambina immaginavo spesso di vivere su di un'isola lontana, insieme ad un uomo con la barba. Grande, potente. Io sono potente, Giorgia. Che passa? Il mio pancino mi richiama all'ordine. E sei nervoso? Non sento l'abbaiare del cane. Ma no, io non tengo cani, no? Avanti, no, è stare emozionata. Ancora? Troppo champagne, generale. Guardi. Che groppa. La mia camera. Venga, voglio mostrarle una cosa. Le piacerà. Beato te, generale. Noi. Date una mano invece di ridere, imbecilli! Anthony, presto alla jeep, calmo! Forza! Alfonso, sono arrivati gli altri? Proprio ora, professor. Accelerate i tempi! Ma mancano ancora 7 minuti! Ho detto sbrigatevi, accelerate i tempi! D'accordo, professor. Vamos, rapido! Questo le piace? Ma claro che sì. E per dopo la doccia? Oh, bueno, bueno. Giorgita. Ma che fa, generale? Caramba. Giorgia. Non ancora, caro. Resisti. Ma è duro. Voglio essere desiderata, desiderata, desiderata fino allo spasimo. È una tortura. Mi piace così, non hai capito? Chi eres? Notizias importante, general. Occorre algo grave en estación de radio. Mandalo via. Che ci lasciano in pace fino all'alba. Diglielo. No existo hasta mañana. Claro? Sì, signor. Cucciolotto. Che
Che bello, ogni bolla che scoppia dà un profumo terribilmente afrodisiaco. Voltati ora. Certo, certo. Aspira, aspira forte. Fuoco! Si chiama Mezzaluna. L'otra mezza, please. Giorgia, io sto soffrendo. Se fossi anche ricco, generale, oltre che potente, saresti il mio ideale. Giorgia, nel porto c'è una nave. Perché non risponde? È professor, Giorgia non risponde. Abbaiate, abbaiate ancora. Addosso le sentinelle. Fermi, ci penso io a farli fuori. È inutile, Anthony. Le armi sono scariche. Andategli incontro, andategli incontro. Vamo, rapido. Presto. Gli occhiali. Mettiti i gradi. Parense, 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 salute. ¿Quién eres? Desgraciado, ¿por qué todo este casino? ¿Quién eres? Soy el capitán González del cuartel general. ¿Por qué habéis abandonado vuestro puesto? Perdón, mi capitán, si hubiese imaginado. Hemos sentido un rumor. ¡Sono stato yo! Lo he hecho para ver cómo es fácil allontanarvi del posto affidatomi. ¡Bestias! Dovrei farte fucilare. Para enseñarte a vivir, estúpido. Sí, señor. No soy señor, soy compañero bestia. Tornate a vuestros puestos. Ha sido todo culpa tuya, idiota. Es culpa tuya. Pero tú me llamaste a mí y tú me la pagarás. ¡Vamos! Alfonso, preparatevi per l'operazione emergenza. Está bien, profesor. È pieno di sentinelle, professore. Hai paura, Aldo? Anche tutto. Anche tutto. Arriveranno altre navi come questa. Molte navi, Giorgia. E cariche d'oro. Giorgia, los grillos cantan para ti e para mí. Giorgita. Generale, non così. Mi farà morire. Non è un film pornografico. Torni al suo lavoro. Oh no. Vali anche per lei. No, Giorgia. Vai, Alfonso. Bene, professor. Agite con decisione. Emergenza anche per voi al Super Siluro. A dove vas? Tenéis permesso? Largo. Ehi, a dove vai? Vede chi? ¿Qué quieres? ¿Y a ti quién te ha interrogado? Un momento, un momento. ¿Sabes con quién parli? ¿Y tú? Estaba escherzando. Porta mi ida al compañero general. Ahora te lo doy yo, el general. Bueno, teniente, tengo una carta urgente del comando de Cuenca. Los americanos han desembarcado. ¡Imposible! ¡Es la guerra! ¡Maldito! Ven conmigo. Ha dicho que no vuole essere molestado.
General, un messaggio urgente. Ma che passa, disgraziados? Ti hai insistito? Al comando de Cuenca, un messaggio importante. Nada è más importante que mis órdenes. General, los americanos hanno sbarcato. ¿Dónde? Tengo orden de dirtelo personalmente. Abra. ¿Disturbo? Ah, no, Giorgia. No, la violenza no. Aldo, non perdere tempo con le donne, vieni a darci una mano. Questo non era previsto. Anche il tuo silenzio non era previsto. Sarà sotto il casino, Alfonso! Oh, per piacere, Aldo, volta l'apparecchio sul tavolo. Ridammi il professore, Alfonso. Grazie. Gli occhi? Cambiano colore quando qualcuno mi piace. Pantera! Portate via il qualcuno prima che si svegli. Svegli, ragazzi, avete pochi minuti a disposizione. Finalmente sono arrivati. Attenti e puzzante. Quando vuoi, Alfonso. Non ci pensare, Giorgia. Siamo pronti, Alf. Via! Che? Vamo, presto! Il puzzante rosso, un piscine! Achtung! Tanto, compañero, no tiene nada que preocuparse. ¿Es lui que te l'ha detto? Te lo debo de repetir, compañero tenente. Ha estado un falso alarma, voluto personalmente del general. ¿Y el sottomarino americano? ¿Eh? Era cinese. ¿Cinese? Cinesísimo. Ten, tus grados, capitán. Allora, veramente, sono capitano. No lo credive, tenente. Oh, no disturbate al general. Ha sbarcato nel letto de una americana. Está entrando en territorio enemigo. ¡Ay, qué guerra! Io Pantera, stai tranquilla, ti passerà! Ciao! Un'altra sbandatina? Continua a confondere l'amore con il lavoro, figliola. Senza questo difetto saresti un ottimo elemento. Che non gli facciano del male, Albert, ti prego. Domani, ragazzi. Buona fortuna. Auf Wiedersehen. Sbrigati. Arrivo! Quando vuole, professore. Emersione rapida. Begin surfacing. Beginning the service, sir. Manovra perfetta, professore. Mestre, il pesce cano!
Con chi il portiere scel coltello esplosivo? Ma è pericoloso, esploderà il plastico! Di una preghiera. Tra 7 minuti pronto radiocomando rete, professore. Recupera anche questo, Alfonso. Jesus Henry! Aiuto! Aiuto, per favore! Su è caduto nel bidon! Stoppo, sparai un sassito! Gradi a dritta, avanti lentamente. 7 gradi dritta, avanti lentamente. Non possiamo entrare nel porto in immersione. Sarebbe il suicidio per tutti. Attenzione, figlioli, al conteggio. Do il radiosegnale in rete. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aperta l'esagono di quanto sta accadendo. Rivoglio il comando della mia nave. Non usi la radio di bordo, ci tradirebbe immediatamente. Questa è pirateria e sul mare è punita con la morte. E il ratto di generale come punito all'ONU? Macchine al minimo, pronti a invertire. Macchine minimo, pronti a invertire. Comincio l'operazione radio sonno, mettete i respiratori. Russa, russa, forte, professore. Non tocchi quel periscopio.
Macchine a zero, immersione lenta, stop a 7 metri dalla superficie. Macchine zero, immersione lenta, stop a 7 metri da superficie. Adesso sugli elettromagneti. Sugli elettromagneti. L'ordine è per te, Adolf. Scusa, professore. Poco a destra, professor. Ancora a dritta, così. È sotto la nave. Adesso. Potenza massima all'elettrocalamite. Questo servivano gli elettromagneti. Alla rapina. Elettronica. Nell'interesse del mondo libero. Parfait, professeur. Può portarsi via la nave quando crede. Attenzione, mollo gli ormeggi. Sarà processato dalla nostra corte marziale e condannato. Le ricordo, comandante, che io sono un cittadino di Sua Maestà Britannica. Basta, è quasi l'alba. Macchine a mezza forza a 7 gradi a dritta. Macchine a mezza forza a 7 gradi dritta. Vieni, Tavares Capitano, ti faccio assaggiare la migliore vodka del mondo. Mia nave! Mia nave! Oi, Andrushka! Porca puttana! Stojke! Gras, Capitano, Stojke! Alexander, Alexandrovich! Mi sbagli mai, Ivan Androvich, vengo! Fate qualcosa per tutto il comando! Che facciamo? Ci ha aperto un comando? Anche noi. Officer, c'è un contrattempo. Sul molo se ne sono accorti. Tranquillizzati, Alfred, tutto previsto. August, puoi suonare la sirena se vuoi. Quasi. Rimiliate, non preoccuparti, Giorgia. Tra 17 ore verrò a riprenderti. Se cambi idea, rimandami il generale. Senti questa sirena? Sto uscendo dal porto con 7.000 tonnellate di oro. Non un lingotto di meno. Vuoi ancora il generale, mia cara? Ma è la mia nave. Proprio quella che lui voleva regalarti. Perché non me l'hai detto? Forse potevo esserti utile. A tenerti la nave e a farmi affondare? Come mi conosci bene, amore mio. Non potrei mai fare a meno di te. San Pancrazio benedetto, se questa volta non me lo fai perdere, te costruirò un'iglesia più bella che San Pietro e haré che venga il Papa in aeroplano a inaugurarla. Che colpo, ragazzi, che colpo. Come si fa a non amarti, amore mio? Sei così bello, giallo. Nessuno potrà separarci, vero? Purtroppo devo farlo io, Aldo. Basta di giocare, figlioli, è l'alba ormai. Andate ai vostri posti e rimettete i respiratori. In qualche ambiente c'è ancora gas. Certo, professor. Aprisce, vamos. E tu che aspetti? Alfred, come va la pressione? Sta salendo, professor. Può sganciarsi quando vuole. Vieni con macchine a mezza forza. Bien. Alfonso, a che punto sei? Pressione al massimo. Venite alla sala comando. Rapido. Sganciare gli elettromagneti. Jawohl. Siete liberi. Macchine a tutta forza, Alfred. Se cambia un...
Immersione rapida, 17 gradi a dritta. Immersione rapida, 17 gradi a dritta. Preparati a cambiare nave, Adolf. Yavol. Attenzione, aquí Radio Popular de la Isla. Allarme a tutte le navi de guerra en navigación. Che è questa musica? Che sta passando ahí? Non lo so, è un'interferenza. Non riesco a pararla. Incredibile. Su tutte le frequenze è la misma musica. Però era sicuramente diretto a noi. Resta in ascolto. Immergere, comandante, e grazie dell'ospitalità. Immersione rapida. Pilota, vuole avvicinarsi a quella nave, per favore? Ok, we're going down. Be careful, sir. Viva, viva, tutto! Addio, professor. Vai. Cari figlioli, confermo l'appuntamento. Dopodomani all'isola di Gucar. Adolf, ti nomino comandante. Comandante della nave. Jawohl, Herr Professor. Argus! Vai in Almeria, in 2 minuti dovete essere tutti armati. Avanzo! Scendere immediatamente sotto coperte. Svegliare tutti gli ufficiali. Adunate sul ponte di prua, faccia al mare, contro il parapetto. Alto, avverti equipaggio. Che ogni azione di rivolta viene punita con pena di morte e che per la vita di ogni soldato tedesco 100 di essi... Che per la vita di ognuno di voi 2 di essi vengono fucilati. Ma il professore aveva detto... Non si discutono ordini! Dov'è il generale? Sta dormendo. Voglio vederlo. Ma... veramente, non vorrebbe essere disturbato. E stai mentendo, americana. Dove sta il generale? Si rilassi, generale. Cerchi di pensare. Si rilassi. Allora, le rampe di lancio le hanno montate lo stesso? Cerchi di rispondere. Se fa resistenza, prolungherà il suo divertimento. Non possiamo perdere il tempo. Parli! Avanti, generale, parli! Se sono si decidi a pensare, dovremo aumentare la pensione. Al massimo. Vuol parlare? Sì o no? We're at the limit. It's dangerous. He knows where the warheads are kept. Try increasing the voltage. A few seconds more and we can't guarantee his sanity. Potrei provare il mio apparecchio? Molto gentile. Sorry. Tensione al minimo, prego. Apre la bocca. Allora, cosa volete sapere? Vi chiedo delle basi missilistiche. Ha sentito? Dove sono le basi? Le hanno smantellate tutte. Io non tengo paura di nave. Le basi sono qui, sono mias, mias, mias e basta. E le testate atomiche? Generale, e le testate, ce l'ha ancora? Se le sono riprese tutte, hanno troppa paura dell'America. Ma è possibile che ustedes non intende? Con la testata su giù li paralizzo tutto! E tu? Che programma hai? L'americana, 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 l'americana.
chi ti faccio la guardia, io resta chi. Giorgia, mostri bocca fuori, Giorgia. Intendevo la sua politica verso l'America, non verso l'americana. Amicizia, collaborazione, scambi commerciali, uffa. Mio presidente, muchas gracias. Arriba America! Credo che basti. Lo riporto a casa? Oh, certo, professore, certo. Non le sono rimaste molte ore. Già, forse è un po' tardi. Se non avessi perso tempo a fare il pirata. Per la libertà e per il mio interesse, signore. Mio comando esige obbedienza, cerca lei assoluta! Comandi seria sobre o coprighiasca zimene dreiset cracovica! Salupe 135 daranno campresa 246 e la 7 dirige operazioni! Vamo, rapido! Vamo! Che tocca tempo! Tra poco siamo in pista di terra, sbarco viene fatto in 7 ore precise! Io vorrei venire luci in linea vadoce a potetaca! La stiva trasporta materiale a isola avviene sotto il mio personale comando da chi ha scelto collaborazione! Collaborazione Rossianaska, Roceraski, Gruppe Comando Rui, Agnete, Sajatsky! Per gli altri nessuna speranza di fuga nell'aiuto di chi sia! Adolf, che c'è? Niescina speranza, ove mi ducesca, Krikishiat! Antoni, Alfonso, tutti sotto coperta, presto! Nella stiva alzare tutte le mani! Alzo in derrota! Su, su, presto! Vamos, carogna! Presto! Io svelti! Io svelti! Attenti che sparo, eh! Via! Hup. Prendi comando sotto, Schnell! È stato un gran movimento a bordo. E la Franziska? Ma perché va via? Non è arrivato in quarto ieri notte. Aumenta la velocità e corrige 3 grados a dritta. Aumenta la velocità e corrige 3 grados a dritta. Baja esa maldita música. Es increíble que da esta noche no transmitan otra cosa. Llama a la base, date prisa. No responde. Pruébalo otra vez. Apunta el cañón a la nave. ¿Dónde está el general? No lo so, era stanco. Ha detto che sarebbe andato a dormire. Quiero saber dónde está el general. Ma dove vuole che l'abbia nascosto? Non faccio il bambino. Ferma te vi. Vorremmo salutarvi. Segnale, abbiamo caso di bestia a bordo. Tenemos caso de bestia a bordo. No avvici. Siamo vaccinati. Rallentate. Accostiamo. Macchina messa a forza. Macchina meia forza. Reduce la vitesse de moitié. De moitié. Non capire francese, fratelli indiani? Ho detto più doucement, più doucement. Mania friganska. Czeski. Kolimania, kolimania, kolimania. Naska kapotena vdagit. Dotti gatove. Prociuapato che cannonierca da ruon despubblica fregaschi. Cattuoschi gattoti. Basta di tradurre. Ho detto solo due parole. 7 gradi dritta. 7 gradi a dritta. August, dilli di non venire così sotto. Sono in rotta di collisione. Non vi accostate troppo. Sto venendo addosso. Alfonso, nella stiva tutti devono fare assoluto silenzio. Shh. Entendido? ¡Regresamos a casa! ¡Si se detienen, podemos embarcar al enfermo! ¿Vogliono portare un malato a isola? ¿Qué debemos fare? Di que no lo vogliono, ma con accento di prigioniero imbecile. ¡A vuestra isola no lo vogliono! ¡Troppo contagioso! ¡Hanno mandato via anche noi! ¡Ma está un fioco! ¡Está prohibido por la legge internacional! ¡No pueden farlo! Lasciate che il nostro medico venga a bordo! E adesso che cosa rispondo? Dire che siamo offesi e ce ne andiamo. Oramai ce la siamo presa! Ma dovete curarla! Vuole dire che siamo offesi!
Primo! La Zuanski ti appeta la Vizcaya! E Yelania! Yelania! Imbecille, che avete fatto? Che ha detto? Chi ha sparato? Era il malato! Il comandante ha dato l'ordine di sopprimerlo! Poverino, era impazzito! È il colpo di grazia! All'ordine! Imbecilli! Ma che succede? Erano i casi sospetti! Il comandante ha deciso di circoscrivere i pigli mia! Andate via, meglio! Andate via! Bestias! Bestias salvajes! Vamos, vamos, vámonos! Prima che ne affonde a cannonadas! Vamos! Che è successo là sotto, bastardi? Abbiamo sparato sui sostegni del ponte Oblò per farli rientrare. Quanti morti? Nessuno. Male, molto male, imbecille! Se ammazzavi il primo, gli altri non gridavano. Imparate mai che vera, poi. Italiano, francese, spagnolo, tutto il mondo. È Isola. È Isola! Ya! Donde sta il generale? Anch'io vorrei proprio saperlo. Tra poco uno di estos ragnos te morderà e morirai tra los spasimos. Ma guarda. Sienta, americana. Io devo ritrovare al nostro generale. Habla! Dove sta? Habla o te aggiungo, le vedo venire. Come vuole. Avanti, su. Son tre dias che non mangio. Poverini. Il generale è innamorato di me. Quando saprà di questa storia vedrete le sue reazioni. Mordono. Andiamo. Ma non puoi schiacciare così! La morte ti cammina sul braccio! Sì, mi fa il solitico con le zampine. Quieres hablar, sì o no, maldita? Dove sta il generale? Con suo permesso, generale. Nel pancino. Una pistola! Dammi una pistola! Non si arrabbi, parlo. Vuol sapere dov'è? Dov'è? Arriva per via aerea, Giorgia. Qualche istante lo rimetto dove lo hanno preso i ragazzi, o meglio, sotto il posto dove voleva concludere l'avventura. Sotto il letto. Si è nascosto sotto il mio letto perché voleva rimanere tranquillo. Io sono così invadente. Non do tregua. Ma vada a vedere. Vada. Va! Sì, no, è vero. E incomincia pure a pregare. Ma se è vero, spiffero tutto. Che cosa dirà il generale? Sta. Compagnero, il generale sta qui. Portatela in suo ufficio, rapido! Vamos, portate fuori la signorita di ahí! Chi ha tenuto la idea dei ragni? Pensate al pericolo che ha corso. Perché non me lo dice prima, Bricondiella? Mi ha fatto cercare in tutta la isola. Se mi avessi preso con dolcezza, te l'avrei detto subito. Che stupido. Mi fai ritornare nel mio appartamento? Naturalmente, ora mismo. Tu, accompagna la signorita. Sì, signor. Non lo dica al generale, per favore. No, sei perdonato, caro. Ordine, signorita, buenas noches. Que descanse. Prof.
professore? Albert! 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 Sei arrivato in tempo, amore mio, come sempre tutto calcolato. Se vuoi sapere dove l'oro, tranquillizzati, è al sicuro. È al sicuro. È al sicuro, è al sicuro. Attenzione, piano! Fate piano! Piano! Se un lingotto cade al mare, ammazza tutti! Vamos! A tempo, Aldo! Vieni, vieni, molla ancora. Vai così, vai così. Vai, cicciornio, sbrigati! Così, molla ancora. Ancora molla un po'. Bene, così. Nietta Oroski, Nietta Pregaski, Nietta Oroski, Nietta Nietta più. Nietta Oroski, Nietta Pregaski, Nietta Oroski, Nietta Nietta più. Andate più rapido! Nietta Oroski, Nietta Nietta più. Quanto manca Aldo? Quanto manca Alfonso? Anthony, quanto falta? Poco, ancora tre mucchietti, tesoro, e abbiamo lucidato la stiva. Tre smucchios, quasi finito. Svelti, svelti, fate presto. Svelti, presto. 7.000 tonnellate di viso, 8 fa 3.500 tonnellate per me e 3.500 tonnellate per te. E gli altri? Gli altri? Caput! L'americana. Dove sta l'americana? In sua abitazione, generale. Giorgio! Andiamo, Giorgio, coraggio, spingi la leva sinistra. Oppla! Eccitante! Spingila, spingila più forte. Ma non è tempo di giocare, Giorgio, vieni via, su, non fare la bambina. Finirai col farmi arrabbiare. Non lasciami imparare. Vieni via, ti ho detto. Giorgio, se aspetti ancora se ne accorgeranno. Ma è fantastico! Insomma, non puoi giocare più tardi quando saremo lontani di qua? Giorgia! Giorgia! Giorgia, arriva il generale! Ciao, generale! Aspettami, ciao! Giorgia! Aspettami, ti prego! Torno in America! E io? Può venirci anche lei? L'aspettano a braccia aperte! Anch'io, tesoro, anch'io! D'accordo, subito! Achtung!
Siamo arrivati in tempo. Fallo via, professor, via! Non sparate, c'è una signora! Siamo in guerra, lo vedi? Si toglie di mezzo! C'è modo e modo di discutere, ragioniamo, venite fuori, una soluzione si può trovare. Adesso sono qua io per aiutarvi, figlioli miei. Fuori dagli scatoli, professor! Quest'oro è mio e di Adol, gli altri meno! Giusto! L'oro è mio e suo! Gli altri tutti caputtuti! Aldo, fermati! Mi sto seccando davvero! Ma insomma, litigare per 4 lingotti come dei ladruncoli, stimati professionisti del vostro valore, scesi così in basso. Vi ho sempre detto che l'oro è un male terribile da togliere all'umanità e la vostra è una missione da compiere. Questa è stata la sola ragione del vostro successo, ma il male vi ha contagiato. Tenetevi pure i vostri lingotti, per voi è finita. Non è con lei che ce l'abbiamo, professor. La colpa è degli altri. E di Alfonso, ma io ammazzo se lei vuole, imbecille spagnolo. Basta, ricominciamo da capo? Non mi importa di chi è la colpa. Non voglio vedervi mai più. Neanch'io. Vedi, August, la violenza è sempre inutile. Cosa avreste fatto di tutto quest'oro? Quelle navi americane laggiù non permetteranno che un solo lingotto abbandoni l'isola. Mai. E di nuovo l'imponderabile, ragazzi. Che purtroppo non avevo previsto. Ma, professor, se vuole, si può fare ancora qualche cosa. No, mi buon August. Questa volta è veramente troppo tardi. Diminuisci la velocità di carico, Alfonso. Presenta, Anthony. Velocità rilustita, professor. Resta in linea. Sì, signore. Siamo in moneta. Con questo viaggio 17.717.000 miliardi. Mancano 7 scellini. Allegri, ragazzi, i conti sono quasi esatti. Adolf, tra 17 secondi puoi immergere. Si può mettere altri lingotti se lei vuole. Ancora la stessa storia. Se non smetti di essere ingordo, un giorno o l'altro affonderai, Adolf. August, l'ultraradar sul percorso. Ultraradar in funzione. Tutto. Ultraradar è in funzione, tutto bene? Quando vuoi, professor? Tieni d'occhio la flotta, August. Certo, professor.
Sul lavoro, Aldo, non è serio. Sorry, professore. E tu, Giorgia, non incoraggiarlo. Oh, è tanto bello. Per oggi basta, ragazzi. Puoi andare, Adolf? Io vol professore, rimergo. August, apri il tunnel. Seguo in tunnel, riprenderò contatto radio in mare aperto. Puoi chiudere, August. August, che aspetti, chiudi, imbecille. Ancora un poco di pazienza, Giorgia, e potremo spendere tutto il nostro oro. Ne avremo tanto questa volta. Potresti dirmi dove lo stai nascondendo? Tra non molto sarai l'unica a saperlo e spero che non mi tradirai. Quanto fa 7.000 tonnellate di bisotto? 3.500 tonnellate per te e 3.500 tonnellate per me, Giorgio. E gli altri? Niente. Hai pensato a tutto, amore. Anche a depositare l'oro qui a Ginevra, nell'unica banca al mondo dove non lo cercheranno mai. E per giunta in un paese che ti ha concesso l'asilo politico. Mentre la polizia di Mezzomondo continuerà a cercare il professore. Un piano perfetto, generale. Ma che non sarebbe stato possibile senza la tua collaborazione. E particolarmente se non mi avessi detto dove stava nascosto l'oro. E ora un peso. Quanto fa 7.000 tonnellate diviso 2? Avanti, ripetilo. Ma te l'ho già detto, Giorgita. 7.000 tonnellate todo per ti. E tu? Para mi, nada. Para mi soltanto un peso. Dammi un beso. Se fossi anche ricco, generale. Allora non è tutto. Che passa? Fermati. I suoi calcoli sono esatti, professore. Giorgia e generale sono arrivate come tue imbecilli. Grazie, Adolf. È l'imponderabile Giorgia che non avevi previsto. Perché continui a confondere, come sempre, amore con lavoro. Questa volta comunque ho intenzione di dividere equamente l'oro fra tutti, generale compreso. Ah, dimenticavo. Non tentare di ritirarlo, è pericoloso. L'ONU lo ha bloccato in quella banca. Questa è la ragione della mia nuova fatica, cara. Venite su, non possiamo perdere tempo. Sei dolce, amore mio. Come si fa a non amarti tanto? Vamos, vamos, apricia! Donde, mi generale? Soy señor, no general, bestia! Sotto quel palazzo, Pedro. Ma fai presto, ti prego. Sì, signora, anche perché è finita la pellicola.